La bulimia nervosa è un argomento molto attuale e riguarda fasce di età sempre più estese. Preadolescenti e giovani donne, ma anche maschi. Tutti colpiti dagli insani stereotipi culturali che li vogliono belli e soprattutto magri. Quali sono le cause principali per cui si arriva ad avere questi comportamenti? Quali sono le azioni da mettere in atto di fronte a questo disturbo? Guarda il video e condividilo con i tuoi amici, soprattutto se conosci qualcuno a cui potrebbe essere utile. La bulimia nervosa è un disturbo alimentare che colpisce tante persone, in particolare giovani donne. Spesso nasce da una percezione distorta del proprio corpo, ma anche da un bisogno di controllo o da un profondo disagio interiore. Non è solo un disturbo alimentare, è una tempesta nascosta che può devastare corpo e mente. Immagina gli acidi dello stomaco come onde aggressive, erodendo l'esofago e macchiando i denti. Questo rituale di abbuffate e vomito non solo stravolge il tuo equilibrio interno, rischiando di mandare in tilt il tuo cuore, ma può anche trasformare il tuo metabolismo in un'altalena incontrollabile. Ma non è solo il corpo a soffrire. Immagina una nube scura di depressione, ansia e solitudine che oscura la mente. La bulimia può essere il sintomo di battaglie emotive più profonde che vanno guardate in faccia. Ma la buona notizia? Non sei solo "ah, in questa lotta e c'è aiuto disponibile". Se ti riconosci in questo, è il momento di cercare supporto. La persona che ne soffre ha un rapporto conflittuale con il cibo. Momenti di abbuffata, seguiti da sensi di colpa e comportamenti compensatori, come il vomito autoindotto, l'uso di lassativi, digiuni o esercizio fisico eccessivo. Questo disturbo non riguarda solo il cibo, ma tocca aspetti profondi del sé, l'autostima, l'immagine di sé, la gestione delle emozioni. È un grido di aiuto, un modo per esprimere un malessere interiore che non trova altre vie di uscita. È importante capire che la bulimia non è una scelta, ma una tunnel in cui sei caduta. Non è un capriccio o una mancanza di forza di volontà, ma un serio problema di salute che necessita di cure e interventi specifici. Se pensi di avere un problema con il cibo, parlane. Apri il dialogo con qualcuno di cui ti fidi, un amico, un familiare, un professionista. Non c'è nulla di cui vergognarsi. La bulimia è un disturbo serio, ma con l'aiuto giusto si può sicuramente superare. Ricorda, non sei sola. Ci sono molte persone che stanno passando attraverso la stessa situazione e molte risorse disponibili per aiutarti. Non perdere la speranza, il recupero è possibile. Il percorso di guarigione dalla bulimia non è semplice né lineare. Ci saranno giorni difficili, ma ci saranno anche giorni in cui ti sentirai più forte. Non smettere di lottare. Ogni piccolo passo conta. Il cibo non è il nemico. Il tuo corpo non è il nemico. È importante ristabilire un rapporto sano e sereno con il cibo e con se stessi. Non si tratta di essere perfetti, ma di imparare ad accettare e ad amare se stessi così come si è. Spesso il problema principale non è il cibo. Questo è solo il sintomo di altre problematiche. Cercare aiuto è il primo passo verso la guarigione. Non avere paura di chiedere aiuto. È un atto di coraggio, non un segno di debolezza. Non sei da sola in questa lotta. La guarigione è possibile. Non importa quanto tempo ci vuole. Non importa quanti passi indietro devi fare. L'importante è non smettere mai di camminare verso la luce. Sei più forte di quanto pensi. Ricorda, la perseveranza e il coraggio ti condurranno al successo. Infine, non dimenticare di prenderti cura di te stessa. Il tuo benessere mentale e fisico è importante. Sei una persona meravigliosa, degna di amore e rispetto. Non permettere a nessuno, nemmeno a te stessa, di dirti il contrario. Lotta per te stessa, per la tua salute, per la tua felicità. Non permettere alla bulimia di rubarti la vita. Hai il diritto di vivere una vita piena e soddisfacente. Non smettere mai di lottare. La strada verso la guarigione è difficile, ma ne vale la pena. Sei degna di amore, di rispetto, di felicità. Non dimenticarlo mai. Lascia un commento se hai avuto esperienze dirette o indirette con questo problema e iscriviti al canale. Grazie per la visione.